Io infatti sono andata a curiosare, ho fatto un tour virtuale che adesso lo mostriamo anche a tutti i nostri social spettatori, grazie a Gloria Lucchesi. Gloria Lucchesi è appunto una delle signore che fa parte della cooperativa di comunità Filo e Fibra. Filo e Fibra è nata più o meno 4 anni fa a San Casciano dei Bagni ed è praticamente da quattro, grazie a quattro concittadine che hanno iniziato a interrogarsi sulle opportunità e su come sviluppare e mettere a frutto le potenzialità di un territorio come San Casciano Bagni. E da qui è uscito un bel progetto di economia circolare, ovvero un progetto di un modello di produzione e consumo alimentato dai valori del riutilizzo, della condivisione, dell'ecosostenibilità e soprattutto anche per riscoprire la nostra tradizione e i nostri prodotti, perché poi ho trovato una cosina interessantissima che poi Gloria mi ha anche raccontato. La storia altrettanto ancora più bella. Io ero veramente affascinata quando mi raccontava la storia di questo oggetto. Ma prima andiamo a vedere, ma andiamo un po' a curiosare il laboratorio di Filo e Fibra. Ecco, vedete qui ci sono alcune foto di com'è il laboratorio che si trova a Celle sul Rigo, giusto? Sì, assolutamente. Il laboratorio si trova a Celle sul Rigo. Le loro vetrine, le vetrine, perché loro, grazie anche alla collaborazione appunto dell'amministrazione comunale, hanno avuto delle vetrine a San Casciano Bagni dove possono, far vedere, mostrare ai cittadini i loro prodotti, perché veramente sono dei prodotti, particolari, fatti con dei, materiali particolari. Praticamente loro recuperano La lana. la lana. Praticamente loro che cosa fanno? Prendono la lana che sarebbe onerosa da smaltire, la recuperano, la lavorano, la trattano e la trasformano in prodotti che possono essere, appunto, ve lo preannuncio, la borsa di cottura, le schiscette, un modello, un prodotto fatto proprio nell'ultimo periodo, ma tanti altri prodotti che poi vedrete nel mio tour, perché veramente hanno delle teste geniali, nel senso riescono a recuperare, a vedere nel prodotto iniziale già il prodotto finale, quindi sono anche un po' lungimiranti, no? Nei prodotti che propongono. Quindi Quindi andiamo a vedere un se pezzo sei di pronto, io laboratorio. farei vedere prima il laboratorio e poi dopo piano piano vi Ok. racconto dove mi ha portato Gloria. Va bene, vediamo il laboratorio quindi con Gloria. Sì. Allora, Gloria, facci vedere il laboratorio di Filo e Fibra. Ciao a tutti, sì, volentieri vi facciamo fare un giro del nostro laboratorio, molto virtuale, dove vi presentiamo tutta una serie di cose che noi abbiamo e che facciamo. Vi presento Rossella. Buonasera. Rossella è la nostra sarta che sta lavorando giusto appunto su una macchina storica che noi abbiamo recuperato. Abbiamo fatto sistemare ed è ritornata a nuova vita. Poteva essere un prodotto non più attivo, anzi smaltito, e invece è tornata a lavorare. Ecco, Rossella adesso sta lavorando su un tipo di feltro. Questo è il telaio che sta per essere messo in azione. In attivo, anzi, e questa invece è la nostra lana che abbiamo recuperato dalle aziende, piccole aziende della zona. L'abbiamo fatta lavare, carbonizzare e filare. Questi sono tutti materiali, accessori che abbiamo recuperato. Questo materasso è composto da che cosa? Come vedete dentro. Alla lana è la famosa lana che noi abbiamo recuperato, che vi farò vedere poi in fiocco, ma all'interno del
materasso, ci sono le molle. Quindi è la versione, diciamo, moderna del vecchio materasso che solitamente veniva fatto nelle campagne e nelle città. È un materasso speciale perché anche questo, avendo la lana, è un prodotto termico. Quindi cosa vuol dire? Che d'estate mantiene il fresco. L'inverno sembra di essere veramente in una cuccia speciale. È una sensazione bellissima che io non avevo mai conosciuto prima. No, l'ultima, Spostiamoci in l'ultima. Co. Aspetta, aspetta, l'ultima cosa. Adesso vi faccio vedere. Questa invece è una borsa, sempre una borsa di origine di disegno giapponese, però è fatta con la nostra lana, con la lana appenninica. Noi abbiamo due tipi di lana: lana appenninica e la lana sarda. Questa è una borsa cuscino, molto particolare. Ecco, molto interessante Allora, questo Ale, questa laboratorio. era la prima parte di questa cooperativa, perché molto interessante, ma molto bello e affascinante. Io veramente, ora perché purtroppo l'abbiamo dovuto fare un giro virtuale, ma io l'ho anche visto dal reale, quindi ti posso dire Ci che dal torneremo. reale dà altre emozioni, insomma. E a questo punto io ti porterei a vedere anche il co-working, perché Filo e Fibra non è solo un laboratorio dove queste signore elaborano i prodotti nuovi, ma proprio anche un punto di ritrovo dove lavorare. Perché poi ti anticipo già una domanda che farò alla sindaca Agnese Carletti: perché non promuovere queste piccole realtà come luoghi ideali per lo smart working? E quindi ti porto Aspettiamo. nel loro Coworking. smart working, co-working. Ciao. Questo è il coworking da economia circolare. Prima vi presento il coworking e poi vi presento questa cosa meravigliosa che è la cassetta di cottura. Anche questo è un prodotto da economia circolare. Questo è il legno della zona. È stato progettato, sono quattro tavoli totalmente diversi, progettati da un architetto, Giacomo Bernardini. Di San Casciano de Magni. La cassetta di cottura è un oggetto apparentemente normale, è una borsa, questa è la infeltrata, è una cassetta che serve per cuocere con cottura in diretta. L'infeltrata è composta da feltro esterno e interno è lana. Poi vi racconterò la storia della cassetta. Questa invece si chiama gnuda, perché è una cassetta fatta di stoffa, cotone, con l'interno sempre in lana. E poi abbiamo la cassetta invece, questo è il cipresso, sempre esterno legno e interno lana. Allora, andiamo a scoprire che è molto importante. All'interno ci sono dei cuscini, questo è il primo cuscino, il secondo cuscino, il terzo cuscino. Allora, questo è lo stesso concetto, ma è totalmente in stoffa ed è fatta in questo modo. Non so se si vede bene Sì, così. perfetto, Sono tutti benissimo. cuscini, sono otto cuscini che sono inserite in un piccolo sacchetto, diciamo, poi alla fine sono estraibili e poi al cuscino finale. Invece abbiamo la cassetta di cottura, quella in feltro. Fermi tutti che ci provo. Ecco, la cassetta in feltro che è come quella di legno. È la stessa cosa, però è fatta appunto in questo modo. Allora, ora ve la racconto in modo più facile. E allora a questo punto te la Sì. racconto anch'io, grazie alle parole di Gloria. Che Sì, cos'è la perché cassetta di cottura? esatto. Abbiamo trovato un vecchio libro di una nonna di noi, una nonna speciale, che ci ha lasciato un libretto che si chiama Non sprecate. Questo libretto era stato stampato dal Resto del Carlino nel 1942, prebellico, in periodo di autarchia.
Quindi abbiamo letto questo libro e nel leggere il libro abbiamo trovato la cassetta o scatola di cottura. Avendo curiosità e voglia di vedere che cosa succedeva, abbiamo scoperto che questa cassetta funzionava veramente. Perché? Perché riesce a mantenere il calore che è stato prodotto dalla stufa, dall'elemento appunto che ha riscaldato sia l'acqua sia il liquido all'interno e soprattutto il cibo, perché questo fa la differenza. Ecco, riesce a mantenere il calore perdendo un grado all'ora, nelle prime 6 ore, 7 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cibo continua a cuocere in modo più lento, con meno liquido, mantiene i sapori in modo molto più spiccato e soprattutto non scuoce. E questo per tante di noi è diventato un po' un sistema per anticipare, cioè per andare via tranquilli e senza stare a pensare alla solita routine, perché ci pensa la cassetta. Quindi. Ti piace? Molto interessante perché non è solamente un'idea creativa di una cooperativa di comunità, quindi di persone locali che cercano di far girare i settori artigianali e produttivi dell'economia locale, ma anche un'idea che viene, insomma, recuperata dalla nostra tradizione contadina. Quindi, se vogliamo, è un prodotto originale con cui volendo anche un piccolo borgo, anche un piccolo negozio, una piccola cooperativa potrebbe stare in un mercato globale anche in una situazione di e-commerce. Quindi ci sembrava proprio un'idea carina, un'idea veramente creativa che potrebbe essere anche di stimolo per altre comunità locali. Infatti loro hanno un sito internet, ovviamente, dove appunto si può comprare e vedere i loro prodotti e la borsa, la cassetta di coltura, come dicevo, la schiscetta, ma anche le borse per il picnic. Insomma, ci sono all'interno del loro sito possiamo trovare veramente tanti prodotti della tradizione rivisti in maniera più moderna. Ma loro nell'ultimo blocco che ho registrato insieme a Gloria, ci parlano anche di un progetto e di un negozio fisico. Ecco, voi avete un negozio fisico oppure lavorate solo su e-commerce online? Allora, avevamo un negozio fisico che però, causa Covid, e già questi sono luoghi bellissimi, speciali e meravigliosi, ma sono a rischio spopolamento. Quindi, di solito 7 mesi all'anno, l'affluenza turistica, perché lavoriamo molto sul turismo, è abbastanza bassa per 7 mesi. I rimanenti c'è attività e c'è movimento. Per cui avevamo un negozio fisico che però in questo momento abbiamo dovuto chiudere, ma sappiamo che a primavera torneremo. Abbiamo deciso di aprire un negozio condiviso con un'altra cooperativa di comunità, a Coglie Cetona, proprio la cooperativa di comunità di Cetona, all'interno del paese loro. E sarà un centro, un luogo che comincerà a far vedere delle realtà che sono totalmente diverse da quelle tradizionali. Quindi sia il negozio a Cetona, sia quasi sicuramente un altro negozio condiviso con l'artigianato di livello che troveremo nelle nostre zone, ma nella Toscana in generale, l'obiettivo è abbastanza locale. Inizialmente, apriremo quindi altri spazi. Comunque, adesso Bene. abbiamo il nostro, per adesso abbiamo il nostro laboratorio che funge anche da negozio, ecco, a Celle sul Rigo, sì.
Bene, allora io, Gloria, ti saluto, saluto tutte le ragazze della cooperativa, ti ringrazio per questo viaggio, anche se virtuale, ma hai reso benissimo tutte le attività che fate all'interno della cooperativa. Grazie, grazie davvero e soprattutto anche per averci fatto conoscere la storia dei prodotti che fate, insomma. Grazie davvero. E quindi Gloria ha lanciato già tante, tante idee e tanti progetti, appunto anche qui ritorna un po' il protocollo del Monte Cetona, no? Da Sarziano, San Casciano abbiamo nominato anche Cetona, una sinergia tra realtà che apparentemente sono un po' distanti, questo è vero, ma che comunque hanno una grande vitalità proprio per far conoscere i loro prodotti, riscoprire le realtà e comunque sviluppare nuovi progetti. Quindi, se sei d'accordo, Ale, io a questo punto svelerei il nostro prossimo ospite. Eccola! Ciao, Benvenuta. ciao! La sindaca di San Casciano Bani, Agnese Carletti. Grazie per essere qua con noi questa sera. Grazie a voi per questo spazio, anzi. Abbiamo parlato, abbiamo iniziato questa puntata parlando con Sarziano, con il sindaco Francesco Landi e Marina e Ilenia di Wake Up Sarziano che ci hanno un po' raccontato come stanno reagendo a questa crisi economica. Anche alle porte, essendo anche alle porte del Natale, come hanno, quali sono i loro progetti proprio per far fronte a questa situazione. Ci siamo spostati poi a una delle prime, possiamo dire così, cooperative di comunità e anche qui possiamo dire anche un po' un modello, no? per altri progetti partiti poi nel nostro territorio. Ecco, un territorio con tante idee e dai progetti innovativi e lungimiranti, perché la cooperativa di comunità, leggevo che la regione toscana ha riconosciuto e condiviso le potenzialità di questa iniziativa. Quindi, comunque, è un valore in più per il territorio. Assolutamente, la cooperativa di comunità è un valore in più, è un progetto nel quale abbiamo creduto dal primo momento, da quando non c'era nemmeno la legge, non sapevamo neanche che cosa fossero le cooperative di comunità. Ci abbiamo creduto da subito insieme a Gloria e a tutte le donne che sono intorno a lei e che appunto costituiscono la cooperativa di comunità Filo e Fibre, che oggi ci permette di essere innovativi da tantissimi punti di vista, perché voi avete parlato con Gloria, vi ho seguito e avrete capito quante idee ha e riesce a mettere in pratica. Grazie alla forma della cooperativa di comunità può metterle in pratica insieme all'aiuto appunto delle persone che vivono nel territorio di San Casciano. E le attività che fanno sono tantissime. E proprio per fare solo un esempio e per riallacciarmi al discorso che stavi facendo di Sartiano e del progetto che i commercianti hanno fatto a Sartiano, vi racconto che per esempio proprio dal 12 dicembre sarà aperto un temporary shop a San Casciano fatto in collaborazione tra la cooperativa di comunità Filo e Fibra e il consorzio Terre e Terme. Questo per dire quante cose possono mettere in piedi tutte quegli enti, quelle organizzazioni, quelle associazioni che racchiudono le categorie della comunità. Il consorzio Terre e Terme è un consorzio che racchiude i produttori, che racchiude le strutture ricettive del territorio di San Casciano dei Bagni e hanno deciso, nonostante il momento non sia di certo quello più utile e più positivo ovviamente per il commercio, però hanno comunque deciso di provare ad aprire questo temporary shop per il periodo di Natale, per accendere una luce da un lato e anche in qualche modo una speranza, e hanno deciso di farlo proprio insieme alla cooperativa di comunità. E diciamo che io spero che sia anche soltanto una prova di quella che può essere una collaborazione per poi riaprire un temporary shop per un tempo un po' più lungo, magari durante le vacanze di
di Pasqua o durante le vacanze estive. Questo per dire quante cose possono nascere cercando delle soluzioni diverse a quelle consuete. È ovvio, i nostri paesi sono piccoli, San Casciano de Bagno è un piccolo comune, ci sono più paesi all'interno dello stesso comune, quindi le difficoltà sono tante, però cerchiamo ogni giorno di reinventarci e di cercare delle soluzioni che ci permettano comunque di essere vivi. In qualche modo, secondo me, ci stiamo anche riuscendo. Ecco, Agnese, hai detto secondo me una cosa molto interessante, ovvero di cercare delle soluzioni anche creative per resistere a queste difficoltà che stiamo vivendo, perché noi stiamo vivendo un'annata molto particolare che è quella dell'emergenza sanitaria del Covid e che molto probabilmente purtroppo durerà anche per gran parte del 2021, comunque per molti mesi. Però i piccoli borghi locali vivevano comunque magari delle situazioni di difficoltà, quindi è sempre necessario sia un intervento importante da parte del settore pubblico e anche in modo che i cittadini e gli esercenti, le realtà locali, economiche e sociali possano in qualche modo darsi da fare per resistere anche allo spopolamento dei borghi. Tu hai parlato appunto delle piccole frazioni, perché il comune di San Casciano ha delle frazioni anche molto distanti, penso a Palazzone, penso a Celle sul Rigo. Ti faccio una domanda che è anche quella che ho fatto prima a Wake Up Sarteano. Voi cosa avete fatto per resistere a queste situazioni di difficoltà del lockdown e della seconda ondata? Per quanto riguarda ad esempio la consegna a domicilio, per quanto riguarda il sostegno agli esercenti locali, avete messo in atto delle strategie? Avete delle idee per il futuro? Allora, il fatto di essere comunità piccole da un certo punto di vista aiuta, nel senso che siamo in qualche modo una piccola famiglia e questo credo che sia anche quello che poi siamo riusciti a trasmettere a chi vive nelle città e chi in questo periodo ha vissuto il lockdown veramente in maniera credo molto più difficoltosa rispetto a noi. Faccio un esempio, per il servizio a domicilio è bastato fare una telefonata a tutte le attività commerciali che ci sono nel nostro territorio e nessuna ha detto di no. Quindi diciamo che ci sono delle cose che in piccole comunità sono addirittura naturali, direi, come questa, oppure pensa alla consegna delle mascherine che siamo riusciti a fare a domicilio anche in questa seconda ondata, grazie questa volta alla misericordia di Celle sul Rigo e a tutti i volontari che si sono subito attivati per portare a casa le mascherine. Diciamo che appunto la piccola comunità viveva da tempo e vive un problema che è quello legato allo spopolamento, che è quello legato alla mancanza di servizi, però ha dei punti di forza che in questo periodo ci hanno permesso, io credo, di sopravvivere in maniera migliore rispetto alle grandi città. Vale tu. Allora, io appunto mi soffermerei su questo ultimo punto, no? Sopravvivere meglio rispetto alle grandi città. Sappiamo che comunque le grandi città ci sono tutti i servizi, a portata di mano, basta uscire, fare 10 pa passi e comunque troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma nell'ultimo periodo però ci siamo resi conto anche che le grandi città sono state un pochettino più penalizzate, no? dalla pandemia, mentre le piccole realtà o comunque realtà medie piccole come quelle che sono la maggior parte della Val di Chiana riescono in qualche modo a fronteggiare un pochettino meglio i momenti di difficoltà, no? Facendo rete, mettendo su una serie di servizi anche nel giro di una giornata. E molte persone decidono in qualche modo di fare un po' il ritorno verso casa, no? Quelle che prima erano andate verso le città per studiare, poi hanno trovato lavoro, hanno fatto famiglia, insomma,
In questo periodo, in questo tempo storico, possiamo dire che queste persone stanno ritornando nei nostri paesi, no? Perché appunto la realtà e lo stile di vita è migliore. Con Gloria ho lanciato anche là un tema particolare, no? Ovvero creare delle postazioni per fare uno smart working più agile, no? A volte magari ci lamentiamo che la connessione non va a casa, per dire a casa mia la connessione salta, quindi è normale che mi devo spostare. Ecco, contro lo spopolamento, creare dei progetti che favoriscano lo smart working o comunque che favoriscano il viaggio di ritorno verso casa. Potrebbe essere una soluzione appunto per rifar rivivere questi piccoli borghi e creare l'effetto contrario. Certamente, diciamo che la lotta allo spopolamento è il nostro primo obiettivo da prima, ovviamente, dell'arrivo del coronavirus. Quindi, diciamo che oggi, nonostante tutti i lati negativi dell'emergenza sanitaria, da questo punto di vista abbiamo la possibilità di avere i riflettori accesi, però noi lavoriamo da anni, io sono nell'amministrazione ormai da 6 anni, ma posso testimoniare che già da prima le amministrazioni lavoravano per garantire e mantenere i servizi, per permettere alle persone di poter vivere in questo territorio, di poterci restare e di poter tornare. E quindi ci lavoriamo ormai da anni. Abbiamo non a caso oggi la fibra, ma non perché appunto il progetto sia nato in questo periodo, ma perché da anni ci siamo mossi per chiedere di poter avere la fibra. E San Casciano oggi è cablato al 100% praticamente, grazie al cablaggio fatto da Open Fiber su mandato di Ministero e Regione Toscana. Il fatto che oggi riusciamo ad avere la fibra funzionante non è così per tutti i piccoli comuni, perché non siamo allo stesso livello in tutta Italia, però per noi avere la fibra e avere quindi un co-working, perché la cooperativa di comunità Filo e Fibra ha un co-working, questo ci permette di avere uno di quei servizi che sono fondamentali e basilari per poter permettere alle persone di tornare a vivere qui. Ma il lavoro per garantire i servizi è un lavoro che va avanti veramente ogni giorno. Posso dirvi che nel prossimo periodo avremo per esempio il nuovo bancomat nella frazione di Palazzone, che sembra una cosa da poco, ma immaginatevi nel 2020 una frazione senza un bancomat. Siamo riusciti ad averlo grazie al cambiamento di sensibilità che ha fatto anche Poste Italiane negli ultimi anni, perché molti anni fa, quando Poste Italiane decise di chiudere i vari sportelli sui territori comunali, la sensibilità nei confronti delle amministrazioni e dei piccoli comuni non era di sicuro quella attuale. Fortunatamente questa sensibilità è cambiata e oggi siamo riusciti ad ottenere il consenso al posizionamento di un bancomat in una frazione. Anche questo è un piccolo servizio, non è di certo il motivo per cui le persone decideranno di tornare a Palazzone, ma è uno di quei servizi basilari che, se vogliamo almeno candidarci ad essere paesi vivibili, dobbiamo avere. Lottiamo tutti i giorni per qualsiasi tipo di servizio, penso ai medici di base. Siamo riusciti qui, proprio prima dell'emergenza coronavirus, a fare un progetto sperimentale che tramite la telemedicina permetteva ai medici di base di fare tutta una serie di visite sui pazienti direttamente a casa. E quindi pensate, alla luce dell'emergenza e di quello che è successo, quanto potrebbe essere tutto questo fondamentale se fosse la normalità. Quindi cerchiamo di mantenere alti servizi, di mantenerli sul territorio, e a quel punto possiamo candidarci veramente ad ospitare persone e ad accompagnare il ritorno a casa di queste persone. Noi in questo periodo abbiamo attivato anche
una serie di misure economiche per poter spingere le persone a venire a vivere, prendere la residenza nel nostro territorio. È proprio di qualche mese fa il bando che abbiamo fatto dove diamo un incentivo economico a chi torna, chi prende la residenza e decide di vivere qui almeno per un anno. E nel frattempo poi siamo venuti in contatto con una startup che grazie al fatto che aveva conosciuto Francasciano sui giornali anche per tutte queste iniziative che abbiamo messo in piedi, che abbiamo cercato di trasmettere tramite i giornali. E ci ha contattato e ha valutato tutto quello che riusciamo ad offrire, ha valutato che possiamo, che abbiamo un qualcosa di importante da offrire, che migliorandolo tramite ovviamente il lavoro che i privati dalla loro parte, l'amministrazione comunale dall'altra parte potremo fare, possiamo davvero provare a venderci come luogo ideale per gli smart workers. Quindi, se da un lato diciamo che prima dell'emergenza sanitaria pensavamo al problema dello spopolamento e a risolverlo cercando di attirare residenti nel territorio e per questo avevamo attivato anche delle misure economiche per questo. Nel passaggio dell'emergenza sanitaria abbiamo provato a pensare che forse andare a cercare direttamente residenti sia un po' potrebbe essere complicato e quindi forse attirare delle persone che nel frattempo vengono a San Casciano per viverci 2 o 3 mesi, fanno una prova, fanno un tentativo, forse questa cosa può essere più utile per poi trasformarli in residenti permanenti. E quindi stiamo proprio lavorando a questo progetto qui. Ovviamente l'obiettivo ultimo è sempre quello di avere un paese pieno di persone in modo tale da poter avere anche più servizi, perché poi, come potete immaginare, diciamo è un cane che si morde la coda. Per avere servizi occorrono persone e per avere persone occorrono servizi. Quindi cerchiamo un po' di lavorare per portare avanti entrambe le cose. Hai detto una cosa molto Dal interessante, punto di vista che antropologico. sì, perché era interessante l'argomento e già mi immaginavo che infatti sarebbe stata una bella chiacchierata, però quando Agnese ha parlato del bancomat a Palazzone, cioè sembra una cosa da poco, ma in realtà secondo me non è per niente una cosa da poco. Cioè noi abbiamo chiamato questa puntata Dai mercati al web. Io credo fortemente che grazie alle opportunità, ci sono anche rischi ovviamente, ma grazie alle opportunità date dal digitale noi possiamo favorire, evitare magari lo spopolamento dei piccoli borghi o comunque favorire un modello di vita anche in situazioni, in contesti più rurali rispetto a quelli cittadini, che poi è la situazione che stiamo vivendo noi. Ovviamente avere determinate infrastrutture tecnologiche è fondamentale. Per questo credo che sia fondamentale che i piccoli borghi chiedano la fibra ottica o comunque l'accesso a internet, perché avere accesso a internet ci consente poi di portare alcuni servizi. Fare un progetto per lo smart working, fare un progetto per favorire il lavoro agile e quindi poter pensare di vivere in un bel posto dove si vive bene come un piccolo borgo della nostra zona, sarebbe impensabile se non ci fosse abbastanza conoscenza e infrastruttura tecnologica per far sì che questo accada. Quindi io credo che sia fondamentale un investimento da questo punto di vista. D'altra parte, questo ci apre anche a rischi, perché come dicevamo all'inizio di questa puntata, è ovvio che se noi investiamo molto sul digitale, noi investiamo molto su dare a tutti un accesso al web. Poi dopo qual è il rischio? Che magari in situazioni come queste acquistiamo tutti da Amazon, acquistiamo tutti dai grandi colossi del web e i piccoli negozi rischiano di scomparire. Ora io credo che la situazione sia un po' più complessa di così, però magari ne parliamo dopo. Quello che ti volevo chiedere, Agnese, era una riflessione da questo punto di vista sul periodo che stiamo vivendo, soprattutto del periodo che abbiamo vissuto del lockdown. Io sono convinto che alcune innovazioni che noi abbiamo avuto per quanto riguarda il lavoro agile,
durante gli scorsi mesi erano facilmente raggiungibili anche prima, solo che abbiamo dovuto aspettare il lockdown per fare determinate cose. Cioè magari ancora oggi, a novembre, a dicembre, ci troviamo con degli uffici che potrebbero tranquillamente lavorare da casa al lavoro agile e magari non hanno innovato e si trovano delle persone a lavorare in dei contesti in cui sappiamo perfettamente che è più facile prendere il virus o comunque far aumentare il contagio. Io ti chiedo, l'innovazione che noi possiamo portare nei piccoli borghi, cosa possiamo fare nei prossimi anni? Quali sono altri progetti che secondo te andrebbero portati avanti dalla rete dei piccoli borghi locali? Perché altrimenti si rischia di dover aspettare come sempre che succeda qualcosa di grave come una pandemia per innovare quando magari però siamo in emergenza e quindi è anche difficile organizzare. Certo, no, sono convinta che questa emergenza ci abbia comunque permesso, come dicevi, di fare dei passi in avanti che avremmo potuto fare anche prima. Penso semplicemente al funzionamento della macchina comunale. Pensate, con tutti gli uffici in smart working o comunque al 50%, il lavoro è riuscito ad andare avanti lo stesso. Noi approviamo mercoledì sera in consiglio comunale il piano operativo in maniera definitiva, che è un atto fondamentale della pianificazione comunale, e riusciamo ad approvarlo dopo averci lavorato per l'ultimo periodo sempre smart working. Questa è la dimostrazione del fatto che lavorare da casa si può. E ovviamente, se dovessi immaginare il funzionamento di un'amministrazione pubblica soltanto in remoto, la vedrei in maniera complicata. E quindi credo che nel periodo post emergenza dovremo lavorare tutti per trovare un equilibrio tra quello che si può fare da casa e magari si può fare anche meglio, perché ci sono alcune attività che realmente fatte da casa possono essere svolte nel migliore dei modi, ci sono altre attività che invece devono essere assolutamente svolte in presenza senza possibilità di farle da casa. Quindi ecco, penso che la prima cosa che dovremo fare passata all'emergenza sia quella di trovare un equilibrio. Dopodiché dotare tutti i comuni, i piccoli comuni e tutti i territori dei comuni della fibra, perché come dicevamo San Casciano era uno tra i primi comuni del bando per cui era prevista il cablaggio, ma non è così per tutti. Considerate che anche il comune di San Casciano dei Bagni comunque non era, per il comune di San Casciano non era prevista la copertura al 100%, e tra l'altro colgo l'occasione per dire anche questa cosa, invece tramite un'interlocuzione che siamo riusciti ad avere con TIM, a febbraio riusciremo a coprire anche la frazione di Pontarrigo con la fibra. Quindi diciamo che il lavoro da fare per essere veramente pronti dal punto di vista tecnologico è ancora tanto, e quindi credo che questo sia una delle prime cose che dobbiamo fare. In alcune parti del nostro territorio non prende il telefono cellulare, e anche questa è una cosa che sembra da poco, ma immaginatevi a lavorare in una casa in cui il telefono non prende, e quindi anche su questo c'è molto lavoro da fare. Dopodiché dobbiamo appunto sì organizzarci al meglio e trovare questo equilibrio, perché è vero, se digitalizziamo troppo e se trasportiamo tutto quello che facciamo nella realtà sul digitale, poi finisce che compriamo solo da Amazon, come dicevi, e non compriamo nei nostri piccoli negozi. Però penso che con lavorando su dei servizi buoni, poi alla fine possiamo anche fare una buona pubblicità per convincere le persone a comprare nei negozi. Io credo che siamo anche tutti un po' stanchi da un certo punto di vista di non avere i rapporti interpersonali che si possono avere all'interno di un negozio, ad esempio, e quindi insomma credo che ci sia del terreno fertile non appena si potrà ovviamente tornare a vivere appieno quella che è la vita sociale per tornare a farlo. Poi i piccoli comuni insieme hanno tante battaglie da fare. Come dicevo, la sensibilità nei nostri confronti è cambiata recentemente. Facevo l'esempio di Poste Italiane, ma c'è da lavorare sui servizi sanitari veramente
in maniera capillare è molto importante, perché il progetto sperimentale che abbiamo fatto a San Casciano dei Bagni è appunto un progetto sperimentale, ma io credo che debba diventare realtà in tutti i piccoli comuni italiani. Quindi se i nostri medici di base fossero dotati di apparecchiature tecnologiche in grado di poter analizzare i vari, non so come dire, fare la visita telematica, esatto, diciamo. Fare la visita, fossero in grado di addirittura di fare la visita a distanza di una persona, oppure di fare le analisi, di fare un elettrocardiogramma, di misurare la pressione, insomma, se fossimo in grado di evitare alle persone che stanno nei piccoli borghi e lontani di conseguenza dall'ospedale, di fargli un primo approccio medico, voi immaginate quanto questo potrebbe essere importante, insomma, perché quando parliamo di servizi, ovviamente i servizi sanitari stanno al primo posto, poi dove dobbiamo migliorare? Nei servizi relativi al trasporto. Vivere in un piccolo comune significa anche essere lontano dai centri in cui i servizi vengono erogati, quindi se da un lato dobbiamo riuscire a portare dei servizi da noi, dall'altro lato, dato che alcune cose saranno impossibili portarle da noi, dobbiamo essere in grado di poterci spostare, cosa che oggi è abbastanza difficile. Quindi le cose da fare sono veramente tante, penso. Ho un'ultima domanda, se Ale, se sei d'accordo, per Agnese. Certo. Gloria ha parlato di un negozio condiviso, no? Tra San Casciano dei Bagni e la comunità Filo e Fibra e la cooperativa di comunità Cetone Accoglie. È un po' un esempio, no? Di come due realtà simili e vicine si aiutano a vicenda. Questo proprio oggi che è arrivata questa firma di questo protocollo di cui abbiamo già un po' parlato con il sindaco di Sartiano Francesco Landi, comunità del Monte Cetona che si uniscono per essere competitivi ma allo stesso tempo dare tutti quei servizi, come dicevi te, ai cittadini in maniera sempre più capillare ed efficiente. Sì, esatto. Diciamo che le comunità di San Casciano, Radicofani, Cetone e Sartiano sono già comunità che hanno delle interconnessioni abbastanza profonde. Io penso al comune di San Casciano dei Bagni, Celle sul Rigo è molto vicino a Radicofani, per esempio. E così, insomma, potrei andare avanti facendo i vari esempi di vicinanza tra comune e comune. Questo protocollo vuole proprio unire queste comunità che di fatto sono già unite e promuovere il Monte di Cetona, che è quello che poi è il perno attorno al quale ci troviamo tutti, e perché no partire magari dalla realizzazione dei sentieri semplicemente sul Monte Cetona, proprio per valorizzarlo. Voi poi lo fate abitualmente di valorizzare i sentieri del Monte Cetona, siete stati i primi, credo, che hanno un po' iniziato a promuovere la nostra piccola montagna. E però da lì poi creare nuove connessioni, nuove realtà, nuove collaborazioni, appunto la cooperativa di comunità di San Casciano e la cooperativa di comunità di Cetona insieme aprono un negozio condiviso, e credo che questa sia una delle connessioni più importanti che possiamo creare tra comunità, ma sia una delle prime, spero anche, perché poi alla fine, lavorando insieme, credo che abbiamo tutti da guadagnare, essendo dei piccoli comuni. Poi è ovvio, riusciamo a creare un prodotto turistico, se così lo vogliamo chiamare, che è quello del Monte Cetona, che essendo parte sia dell'ambito turistico della Val di Chiana che della Val d'Orcia, potrà anche essere una connessione tra i due ambiti.
Ale, quindi tanti tanti progetti, per il nostro Tanti, territorio. esatto, tanti progetti e molto, molto meritevoli. Sono contento di vedere che comunque, nonostante le difficoltà, anche Filo e Fibra, anche Agnese e Carletto ci hanno portato comunque delle esperienze, se non, cioè, delle esperienze positive e anche comunque una prospettiva positiva per il futuro, comunque una speranza, insomma, non arrendiamoci a questa situazione di difficoltà che stiamo vivendo. Questo è un messaggio, secondo me, importante. È fondamentale. Assolutamente, è ovvio, siamo tutti preoccupati di come superare questo periodo, le attività sono in difficoltà, San Casciano è un comune turistico che avrà un Natale senza turisti e quindi voi potete immaginare quale sia la preoccupazione, ma le stesse associazioni sono in difficoltà, insomma, ci sono associazioni che veramente non potendo fare la loro attività sono in difficoltà. Però possiamo fare due cose, o piangerci addosso o cercare di trovare delle soluzioni per poter andare avanti. Noi stiamo cercando di fare questo e speriamo che questo periodo passi il prima possibile, speriamo di tornare intanto subito, anzi quanto prima in zona gialla, in modo da poter iniziare davvero un po' a convivere con questo virus. Va bene.